parte su. Sì, vai, vai, vai. Partite pure. Inizia tu, Alberta, parti pure. Beh, innanzitutto come mai questa convocazione così all'ultimo momento? Ma no, una convocazione semplicemente perché ho ritenuto, stasera devo partecipare a una trasmissione, ho ritenuto che è giusto che in una conferenza comunque così importante fossero dati a tutti i pari diritti senza concedere esclusive a nessuno, e ho proposto una conferenza stampa aperta a tutti. Poi chi vuole entrare nel merito con un altro tipo di interviste sarò comunque a disposizione, però penso che la prima debba essere per tutti. No, quella di TVA, rigorosamente calcio, c'è un accordo, cioè, per oggi era una conferenza un po' differente, no, no, ci andrò prossimamente. Mi sento di ringraziarti perché va a tuo merito. Senti, hai qualcosa da dirci o passiamo subito ordinando? Cosa da dirci? Che sono molto dispiaciuto per l'esito della stagione e penso che le premesse erano già state ampiamente negative dall'inizio e niente, c'è tanto rammarico perché questa è una piazza importante, non siamo riusciti ad onorarla come sarebbe stato giusto fare, anzi in alcune circostanze, soprattutto nelle ultime prestazioni, l'abbiamo disonorata e c'è enorme rammarico di questo e penso che è giusto prendersi responsabilità e io, per quanto mi riguarda, per quello che è il mio ambito, sono venuto qui a prenderla. Ti vedo sinceramente dispiaciuto, non è una cosa di facciata, da tanti anni con Parenzo mi sembra di vederti realmente molto dispiaciuto. Lo so. Io parto da una cosa che ha detto Sergio Dalla Vecchia, che è uno dei soci di Insegni di Maggiorandi, che ha più cuoco, insomma, uno dei più importanti, diciamo così, ha dichiarato al nostro giornale: il mercato, tanto per essere chiari, mica non ha potuto fare tesoro, ogni operazione dovrebbe avere il via libera di passarella. Io non voglio entrare sinceramente in queste dighe tra soci o personali, non è un argomento che mi riguarda. Sono il direttore sportivo, ho scelto i giocatori, mi prendo la responsabilità. Se così fosse stato, come ha detto Stelio Della Vecchia, avrei sbagliato comunque perché sarei dovuto andare via, sarei dovuto rimanere. Quindi io, o in una maniera o nell'altra, non c'è da attaccarsi a nulla. Senti, allora andiamo al mercato. Sei il direttore sportivo e vediamo un attimo, no? La cosa che salta più agli occhi, parto dalla fine e poi magari andiamo via. Arriva ed agua e si sapeva che aveva, vuol dire poi di piccolo, entità media, entità grande, entità, però lo stesso allenatore loro, quando è venuto qua in conferenza stampa, ci ha detto che sì, ma lo sapevamo. Non è così. Non è così. Dicami. Perché Ebagua alla Provercelli ha fatto 20 partite nel girone d'andata, quindi un giocatore tutt'altro che infortunato. Ha avuto una infiammazione al mese di ottobre, infiammazione è andata via dopo 10 giorni, Ebagua è venuto da noi il 9 gennaio, non ha mai saltato un allenamento e nelle prime 3 partite è stato il migliore in campo del Vicenza, dandoci un contributo determinante. Questa forte infiammazione, sempre dovuta a questa pubalgia, che poi non è una cosa rara tra gli atleti, ce ne sono altri che ce l'hanno nel Vicenza Calcio, altri che magari hanno fatto però 35 presenze, non era diagnosticabile sia sull'entità
e sia se fosse uscita o non fosse uscita questa pubalgia dopo. Per togliermi ogni tipo di scrupolo ho richiamato Giulio proprio prima della partita con il Cittadella, giovedì, e gli ho detto: se tu eri infortunato e sapevi questo, sicuramente sbaglio nostro, però per onestà intellettuale il 20 gennaio mi chiami e mi dici: guarda che io non sto bene, vedi cosa devi fare. Ciò non avrebbe tolto il fatto di aver comprato un giocatore pubalgico, però magari si poteva avere l'opportunità di porre rimedio in altra maniera. Il ragazzo mi ha confermato di nuovo piangendo che lui stava bene, si è sentito benissimo qui quando è arrivato, non ha mai avuto un problema, se non dalla settimana che andava quella sulla partita tra Bari e la Salernitana. Dice che lì si è sentito male, subito l'abbiamo portato in centro specialistico, si presupponeva che i tempi di recupero potessero essere inferiori, così non è stato, comunque ha inficiato tante di queste prestazioni. Quindi comunque, insomma, era stato anche dichiarato dal Presidente, arriveranno due attaccanti. Poi non è arrivato il Bagua, ma sono andati via Reiti, dice Galano, è arrivato il Bagua con De Luca, quindi non è cambiato praticamente nulla, anzi avevamo anche un giocatore che non stava bene. Manca l'attaccante. Facciamo un distinguo tra mercato estivo e mercato di gennaio. Sul mercato estivo, secondo me, sono stati commessi, si potevano fare delle valutazioni migliori, differenti, anche se quelle valutazioni maggiori probabilmente le abbiamo sbagliate sui giocatori che già avevamo qui. Per esempio noi riponevamo tante aspettative su Galan e Rajčević, che devono essere i nostri due fiori all'occhiello, per cui anche la società aveva rifiutato nel corso del mercato estivo delle offerte importanti. Poi sia Galano che Rajčević non hanno reso e si è creato il primo problema. Mercato di gennaio, noi se parliamo di giocatori, almeno sui titolari o i presunti tali, noi abbiamo dato via un Rajčević che fino a quel momento in 20 presenze aveva fatto 3 gol, è andato a Bari e ha fatto peggio di quello che ha fatto il Bagua qui, quindi anche noi abbiamo dato un giocatore rotto a loro. Abbiamo preso il Bagua che ha fatto 3 gol e un assist come Rajčević. Se sapevamo che quello sarebbe stato l'apporto con il Bagua, probabilmente avremmo fatto un altro tipo di scelta, però il mister voleva il Bagua, noi avevamo chiuso, avevamo la possibilità di prendere Floccari, e è stato scelto il Bagua per mille motivi, perché si pensava che potesse essere più funzionale al tipo di gioco in quella squadra. Abbiamo dato via Galano che ha fatto invece molto bene a Bari, ma da noi era evidente che non voleva più starci, e in più aveva un ingaggio importante per le casse del Vicenza. Abbiamo preso De Luca al suo posto, che sicuramente ha dato un contributo superiore a quello che aveva dato Galano fino a quel momento. Poi l'altra operazione è stata, abbiamo dato via Smith e abbiamo preso Cooper. Quindi non è, cioè, quindi, però davanti alla teoria che di piazza. Che era fuori rosa. Ed è probabilmente era stato valutato Cernivoi in una maniera, cioè, o meglio, si pensava che Cernivoi potesse dare un contributo superiore a quello che poi ha dato. Poi, senza ombra di dubbio, lo dicono i numeri, lo dicono i fatti, al Vicenza ha mancato un altro attaccante. Poi ci ricolleghiamo quei due. Se ti interrompo, Rolando Bianchi, Biso, lo voleva? Sì. Ah, ecco. Rolando Bianchi, Biso, lo voleva? No, certo. Quindi evidentemente Biso lo riteneva ci fosse bisogno. Dopo la pubalgia del Bagua, certo, a febbraio. E Rolando Bianchi era disposto a venire a Vicenza. Sicuramente era disposto a venire a Vicenza. No, e non era neanche economicamente proibitivo. Se devo pensare a quella situazione, devo essere sincero, perché Rolando Bianchi, tra i due o tre nomi che si erano trattati, quindi parliamo anche dei nomi esotici di Sciamacchi e Megara, Rolando Bianchi, prima che andasse alla Provercelli,
presidente si era informato, che aveva cognizione di causa su Rolando Bianchi, e gli avevano detto, gli avevano dato un feedback totalmente negativo. Parlo di uno che conosceva molto bene la situazione di Bianchi. Evidentemente no, però non li posso. Perché c'ero anch'io quando ha fatto quella chiamata, gli ha detto lascia perdere perché ti. Lascia perdere. Quindi se quello non ha voluto prendere Bianchi, alla luce dei fatti è stato sicuramente sbagliato non prenderlo. Però in quel momento, dopo quel feedback, era anche difficile prenderlo. Si è capito comunque che il problema era la prima inserzione. Si è capito che questa squadra comunque andava rinforzata. Quando tu parli di Smith che va e arriva uno, cioè, noi diamo. Ma vedi, questo è a livello, io capisco voi la vostra analisi, però io ne devo fare un'altra anche dall'interno, perché questa squadra andava rinforzata, poteva essere tutto fatto meglio, però nel calcio, almeno nel piccolo della mia esperienza, è fatto di dinamiche che funzionano e fanno funzionare bene un qualcosa, e dinamiche invece devastanti, che invece ti tolgono qualcosa. Voglio parlare solo della mia piccola qui esperienza qui a Vicenza. Io quando sono arrivato il 21 marzo scorso, eravamo comunque in una posizione di classifica di disperazione, eravamo alla 32esima giornata, avevamo 31 punti, eravamo al penultimo posto, con una situazione che sembrava ampiamente compromessa, con tantissimi giocatori infortunati, e la squadra che si salvò, era molto simile a quella di quest'anno, forse anche un pochettino inferiore. Mi ricordo che le partite, le ultime le vincemmo con Sbriscia, Galano, Vita, Ebagua, Signori, Moretti, Sampirisi, Brighenti, Delia. Perché? Mi sembra una buona squadra quella che stai nominando. Però mi sembra che Puccino non ha fatto così male. No, ma io non. Bene, Esposito non ha fatto così male. No, ti sto dicendo, se andiamo a prendere gli 11. Però l'anno scorso le dinamiche, quando sono arrivato, le dinamiche erano estremamente positive. Quest'anno dall'inizio non lo sono state. Dall'inizio, parlo dal primo giorno di ritiro. Parlo che. E tu sei arrivato a dire, mi ricordo, hai fatto una conversazione, il ritiro se non lo facevamo era meglio, guarda che sei tante per dire. Ma nessun giocatore che poi ha giocato ha fatto quel ritiro. Questa è la vera verità. Nessun giocatore che ha giocato ha fatto quel ritiro. Noi abbiamo avuto non so quanti infortuni, Adesio infortunato. Esposito e Zaccardo sono arrivati il 31 agosto, sono voluti due mesi per metterli in piedi. De lì ha avuto 7 stiramenti quest'anno. Vita lì si è infortunato, Orlando si è infortunato. Dovuto a una preparazione a te, dillo che l'ha ripetuto tutte le settimane. Secondo me in quel caso specifico, perché c'era una. Il ritiro era già stato fissato e quindi c'era un impegno con delle amichevoli già fissate, anche abbastanza impegnative. Probabilmente lo staff non è stato in grado di adattare sia i carichi di lavoro che i tempi di recupero secondo quegli impegni, e siamo andati incontro a tantissimi infortuni. Quindi noi siamo partiti con una rosa, con i giovani, con quelli che dovevano essere le seconde e terze scelte, con un ragazzo che arrivò la notte in Argentina dopo 9 mesi di inattività e il giorno dopo è stato buttato in campo perché non avevamo nessun altro. Ecco, Contarini e Sabino sono i due acquisti che più lasciano un po' perplessi e inibiti, parlo del mercato estivo. Sabino proprio, sappiamo nemmeno praticamente quasi che faccia ha, perché Non pervenuto, e non è che Vicenza si può permettere un giocatore così non pervenuto, perché evidentemente ci si puntava molto. Sì, però che quando l'abbiamo visto. Però ci siamo, guarda, Fabinho, quando è arrivato, tra l'altro, dopo che sia io che l'allenatore avevamo dato un parere ampiamente positivo, e dopo che, guarda caso, come sono i casi della vita, siccome lui aveva avuto un infortunio alle vene, un infortunio abbastanza tipico, però era rientrato da quell'infortunio, mi ricordo che il Boller da chiamò Bisoli,
come rega. E Bisoli disse di Favigno: guarda, poi abbiamo recuperato, prendilo tutta la vita, è uno che ti fa vincere le partite da solo e quant'altro. Ci sono, furono fatte poi delle visite mediche approfondite anche alle vene, e se passa le visite mediche io ti posso parlare dal punto di vista tecnico del giocatore, che ritenevo funzionale a quello che poteva essere il nostro gioco e il valore stesso. Se poi viene, purtroppo non c'è mai stato, non ho la presunzione di essere dottore. Molti, per molti, l'origine di tutti i mali è la vicenda Brighenti, e da lì c'è uno sgretolarsi anche del gruppo, della capacità di stare assieme, delle forze. Mancano i fari in questa squadra, mancano i leader, si è detto tante volte. Vestita male, il capitano, era un ragazzo che aveva dato tantissimo al difensore. Beh, sicuramente non è una cosa che ci ha fatto bene, è quella di Brighenti. Quello è stato un altro degli episodi negativi. Primo, poi ci fu quello di Raicius. Poi ci furono tanti malcontenti, c'era Delia che voleva andare via, quindi c'era e non c'era. Come mai Delia voleva andare via? Voleva andare via, voleva andare in Serie A, non voleva andare via perché stesse male qui a Vicenza. Però era un giocatore che era con la valigia in mano, e quindi sono Raicius. Non si capiva. Raicevic doveva andare, Napoli, Palermo, la Sampdoria, non si capiva. Problemi. Galano voleva andare via. Rinnovo del contratto. Galano voleva andare via, rinnovo del contratto, dell'ingaggio. Tempi di mercato non consoni, comunque. Perché sono sbagli che paghi. E si arriva ad avere tre allenatori in un campionato. Quando siamo tre allenatori cambiando di soldi. Beh, vuol dire che le cose non vanno bene, no? Ma la scelta degli allenatori, perché adesso molti dicono che sarebbero stati più contenti di un ritorno di Lerra. Se hanno di poi. Io ti dico che la squadra non è assolutamente di questo avviso. Quindi nel momento in cui una società ritiene che quell'allenatore non faccia più al caso, giusto o sbagliato, perché può anche essere stato un grandissimo errore, non metti in discussione quello. Se non è giusto a ottobre, è difficile che lo sia ad aprile. Poi magari era quello giusto, allora anche ad ottobre, novembre, dicembre, gennaio, si poteva continuare direttamente con l'erba. Se uno lo esonera. Senti, questa squadra che perde così male, sia con la Ternana, lascia perdere le precedenti, il Trapani, almeno le ultime due che potevano ancora darci ossigeno, respiro, speranza, si scioglie come neve al sole e rende meno di quello che potrebbe? Ma quello penso che rende meno quello che potrebbe, io ne sono assolutamente convinto, ma non ne sono convinto perché mi va di pensarla così, perché se dovessi vedere il percorso individuale di ogni calciatore che ha composto la rosa negli anni passati, non è una rosa che fa pensare che si potesse fare un campionato così, così distenti. Sicuramente abbiamo riscontrato nei momenti clou una scarsissima personalità, voglia di emergere, questo non so se è per scarso attaccamento, per raduti caratteriali o perché si avevano 100 alibi, questo non ve lo so dire. So di sicuro che quando questa squadra ha provato a giocare a calcio ce l'ha fatta. Non è stata fortunata, ma la fortuna aiuta gli audaci e noi non siamo stati affatto audaci quest'anno. Naturale che mi rimane il pensiero che magari se non avessimo subito quel gol al Verona al 90esimo, probabilmente la partita con la Ternana sarebbe stata diversa, e anche quella col Cittadella. Però di riprove non ne abbiamo, sappiamo che nei momenti clou gli episodi ci hanno sempre condannato, e in mente la partita con la Spal, la partita col Brescia, quella col Verona. Quando potevamo riemergere siamo stati rituffati dentro, non pensavamo così, anche perché di solito una squadra che chiude 25 punti in girone d'andata, con quelle difficoltà non faceva pensare a un tracollo tale il girone di ritorno.
però è successo. Laura? Futuro? Il futuro penso che non sia io la persona che debba parlare del futuro. C'è una finanziaria che detiene le quote del Vicenza, stabiliranno il da farsi e poi saranno loro a comunicare. Ad oggi non vedo grandi segnali di allarmismo o segni di totale abbandono, ma questo lo dico, quello che percepisco io personalmente, come potete percepirlo, no, ma il mio non ha... Ma tu cosa vorresti? No, no, io cosa vorrei? Io sto male adesso, non penso che sia la scelta... Ma vorresti restare? Ma no, no. Non è qui. No, non lo so, non lo so parlare. No, ma perché penso che quando si retrocede, no? E le persone che hanno causato la retrocessione difficilmente poi possono essere quelle, ma non tanto perché è naturale che poi l'orgoglio, la voglia di rivalsa, no? Che penso che alberghi in qualcuno di noi, in ognuno di noi, e che sicuramente alberghi anche in me, perché però penso che la gente abbia bisogno di avere fiducia nelle, e non so quanta fiducia possano avere su un gruppo appena retrocesso, parlo del dirigente, quanto del calciatore, quanto di tutto. Poi sono stati veramente giorni brutti, quindi non c'è stato tanto spazio per pensare a cosa voglio personalmente. È naturale che per me questa era un'opportunità tanto importante in una piazza che io penso che forse sia la più bella di Serie B per tifoseria, per civiltà, per quello che riescono a darti rispetto a quello che ti chiedono in cambio. Penso che ci sia una redemption, una proporzione folle che non esiste in nessun altro posto. Quindi è naturale che mi sarei tagliato una mano per poter far bene qui. E purtroppo non ci siamo riusciti, secondo me non è che non ci siamo riusciti perché la rosa era scarsa, però la verità è che abbiamo fatto 41 punti e siamo terz'ultimi. Daniele. Sì, rilassiamomi al suo discorso che ha fatto adesso, c'è qualcosa da questa stagione da salvare per poter ripartire oppure è proprio tutto da buttare, da azzerare? Dipende se se ne fa un discorso tecnico o se si fa un discorso motivazionale, sempre di fiducia. Io penso che dal punto di vista tecnico tanti di questi giocatori potrebbero fare la fortuna del Vicenza in Lega Pro, tanti, sia dai più giovani, viene in mente Bianchi che, o Bogdan, o tanti, o lo stesso Smith, dal punto di vista morale o motivazionale, queste sono valutazioni da fare più in là, quando sono smaltite un po' le tossine di questo anno brutto, per capire quanto e chi c'è ancora tanto da dare. E sarà una scelta difficile, cioè, una scelta difficile. Francesco. Come direttore sportivo credo che uno dei rammarici tuoi, si sapeva che avresti dovuto fare abbastanza le nostre modifiche secche, no? Tra le varie cose dovevi cercare di individuare dei giovani che potessero risultare subito compacenti alla Serie B. Andiamo a cercare i giovani, non quelli che c'erano già, quelli che hai provato con quella specie di scouting anche quest'estate. Purtroppo non ce n'è uno che poi sia diventato veramente protagonista di questa squadra, che abbia dato una mano importante. Guarda, allora i giovani che dici tu, Francesco, è Favilli. Ok? Favilli ci volevano 400.000 euro di prestito col diritto di riscatto. Altri giovani sono Cassata. Parliamo di giovani che hanno fatto bene quest'anno. Luperto, per Napoli. Giovani che ti danno in prestito, già con un ingaggio importante, che te li paghi e non è nulla in cambio. Non era questa l'idea e la possibilità del Vicenza. Ma mettiamo l'idea, perché io non ne farei troppo una questione economica, del soldo. Sarebbe sbagliato e sarebbe anche poco onesto intellettualmente pensare
o scaricare su questo. Io penso che i giovani, che si poteva permettere il Vicenza, per quello che era il programma del Vicenza, ti parlo di Enrico, ti parlo di Bogdan, e i bianchi, gli Orlando, quelli che ci sono stati, o lo stesso Cinevue che ha fatto 20 presenze e doveva fare la terza punta, e la terza punta vuol dire fare 7 presenze, se poi ne ha fatte 22, e non è che purtroppo è perché sono mancati i vecchi, non il giovane. Io penso che questa è tutta gente che ha guadagnato 1000 euro al mese, non ha disonorato quando ha giocato, non ha disonorato, e anzi con il minutaggio ha portato più soldi di quelli che ha fatto spendere alla società, perché ogni giocatore di questi, non faccio i calcoli l'altro giorno, ha portato 50.000 euro, costavano 20, quindi hanno avuto un loro perché. E sono giovani, per esempio, questi che in Serie C potrebbero fare bene. Bisogna dire purtroppo in Serie C, capito? Noi adesso ne avevamo bisogno. Però di giovani trovati dalle altre società, di proprietà. No, non di proprietà, anche prestiti, hai capito? Perché, ma quelle sono, scelte. Cioè, sono scelte e possibilità. Favilli lo volevamo anche noi, anzi era proprio una fissazione di Lerda, Favilli. Però. Ovviamente il giochino è venuto facile vedendo Vido i due gol che ti fa. Lo so, però Vido le ultime due partite. Magari poteva fare anche 5 gol se avesse giocato. Che ne sappiamo? Vido 4 settimane fa diceva non era pronto, è acerbo. Noi diciamo oggi che 5 gol non è pronto, è acerbo. Magari si dava un po' di continuità, faceva due gol e si sbloccava. Però questi sono discorsi di cui non avremo. Daniele. Fatti capire che lei contesti un po' il fatto che Cernigoi non abbia giocato. No, l'allenatore fa l'allenatore, no. Ah, perché io ricordo che a gennaio lei aveva detto che c'erano molte squadre in linea pro che volevano Cernigoi, che però si era deciso di tenerlo qua perché si pensava di contare anche su di lui. E ricordo anche il discorso di Bisoli dove diceva Cernigoi ci deve dare una mano anche da titolare nelle ultime partite. Ma quelli sono i momenti, no? 25 dicembre segna col Cittadella, l'allenatore pensa, i giovani vanno aiutati e se uno vuole avere questo tipo di presunzione gli deve consentire di sbagliare. Secondo me, anche per via delle situazioni di classifica, noi non siamo stati in grado di essere una piattaforma ideale per poter lanciare un giovane. Nel momento in cui avessimo dato continuità a uno di questi giovani, anche solo a uno, non avesse funzionato, allora potevamo dire è forte o non è forte. Hanno avuto delle possibilità relative. Bogdan è partito giochicchiando e dopodiché ha fatto l'errore con Latina e è stato fatto fuori. Però anche Meretta ha fatto 3 papere, poi è andato in nazionale. Altre curiosità o domande? A posto così, allora passiamo a TVA. Grazie a tutti. Grazie.